Signore, buongiorno e benvenuti a Roma, Lazio, Italia, al Forum Sports Center per la conferenza e stampa del grande evento di pugilata di venerdì sera. E adesso presentiamo Maria Pia Beltran. Grazie Dave, thank you so much. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti quanti. Ringraziamo Dave Diamante con un applauso perché sarà lui la nostra voce ufficiale per scaldare venerdì sera il ex Pala Lottomatica, il Palazzo dello Sport di Roma, che sarà nuovamente sede di una grande DAZN Boxing Night. Siamo tutti molto emozionati per questo evento che finalmente vede il pubblico tornare dal vivo a sostenere i nostri campioni. Ci saranno delle main card davvero importanti con pugili di livello non solo nazionale ma internazionale, con ben due titoli che verranno assegnati appunto a livello di Unione Europea. E quindi bando alle ciance, come si suol dire, andrei a presentarvi immediatamente prima di introdurvi i nostri primi ospiti, quello che sarà l'evento di venerdì sera. Quindi grazie alla pluriennale partecipazione tra Matchroom Boxing Italy, Open Since 82 e DAZN al Palazzo dello Sport di Roma il 5 novembre, torna la Roma Boxing Night, che sarà anche l'ultimo evento per quanto riguarda il pugilato di quest'anno. E lo ricordiamo, ci sono ancora le biglietterie aperte perché ovviamente vogliamo far sentire il più possibile il calore del pubblico ai nostri pugili. Allora, ci saranno 6 incontri preceduti però a partire dalle ore 18:15 dal contest internazionale di pesi ultraleggeri tra Voldy Tutin e Jovan Smilic, Francia contro Serbia. Mentre a partire dalle ore 19 saremo lieti di presentarvi su DAZN per oltre 200 territori in diretta e poi on demand la serata, che veramente sarà un'escalation di emozioni fino a salire alla main card. E allora a partire dalle 19 dicevamo Sergei Demchenko, Italia e Ucraina, le sue cittadinanze, contro Orvoje Sepp della Croazia per i pesi medio massimi. A partire poi dalle 19:35 nel contest dei pesi super leggeri ci saranno Armando Casamonica, laziale, quindi uno dei padroni di casa, diciamo, che vedremo protagonisti venerdì sera, contro Mauro Loli.
Per quanto riguarda invece la boxing al femminile, saranno presenti, per quanto riguarda i pesi, Super Gallo, Maria Cecchi e Beck Connolly, quindi una sfida tra Italia e Inghilterra e Regno Unito, così come sarà una sfida tra Italia e Regno Unito, proprio quella che vede i nostri primi ospiti già qui preparati, perché ci saranno appunto Francesco Russo e Tony Dixon a sfidarsi per i pesi Super Welter. Andremo poi a fare una piccola chiacchierata con loro. A seguire invece l'assegnazione dei due titoli a livello di Unione Europea, e quindi per la main card Mauro Forte contro Francesco Grandelli per quello che sarà un derby italiano per i pesi piuma. E a seguire, per concludere questa grande notte di box, ci sarà Matteo Signani, il Jaguaro, contro Ruben Diaz, il Destructor, per quanto riguarda l'assegnazione sui 12 round dei pesi medi, quindi titolo Unione Europea. E quindi direi un applauso innanzitutto, perché sarà davvero una grande serata di box. Mi accomodo, vediamo quanto agevolmente, ok, a chiacchierare con i nostri ospiti, quindi partirei immediatamente da Francesco Russo, al quale innanzitutto diamo il benvenuto. Tu sei in OPI da maggio, hai lasciato il lavoro per dedicarti completamente alla box. Da cosa deriva questa scelta? Deriva dal fatto che voglio fare questo e basta. Secondo me prima devi decidere quello che devi fare e poi devi farlo. Quindi sto qui per mettermi in gioco. Regarding Tony Dixon, farò prima la domanda in italiano, poi la traduciamo a lui in inglese. L'ultimo match che l'ho visto coinvolto è stato 2 anni fa contro Prodan in una DAZN Boxing Night, dove ha perso i punti per a split decision. Quindi gli vorremmo domandare come mai questo stop lungo 2 anni. So your last match was against Prodan here in Italy and you lost by points by split decision. Our question is, how come this long stop? With all this pandemic. Use your micro, please. Thank you. All this pandemic going on, really, and it's been hard on everyone, really. So it's just been dead, unfortunately. Quindi sicuramente la pandemia ha bloccato, come per tanti atleti, davvero l'attività. Quindi non ci sono state più occasioni. And cosa hai fatto in questi 2 anni? What have you done in these 2 years? Have you been going to trainings? Have you been? I was training day in day out. It's hard, but with work as well. I work and then go to gym and then come back and just. Keep doing the same thing every day, day in, day out. E anche per lui, quindi la scelta non è ancora arrivata di lasciare il lavoro, quindi unire il lavoro agli allenamenti. Questo è quello che ha fatto in questi 2 anni. Che lavoro fai? What is your job? Plastering. Plus? Plastering. Ah, building, ok. Rendering and plastering. No, l'ho perso. Se qualcuno... Building. You'll probably know building. Do you know building? No, l'ho perso. Vediamo. Show it to me, vediamo se indoviniamo. It's hard. Ah, ok, pittura, ok, in bianchino, perfetto. E torniamo da Francesco Russo. Questo è il terzo incontro che fai quest'anno ed è il primo su 10 round. Per quanto riguarda la preparazione, che cosa cambia e anche a livello mentale? Guarda, cambia appunto la durata dei round, devi essere pronto per farne 10. Io mi stavo preparando per un altro evento, sono stato chiamato, diciamo, all'ultimo, ma la mia preparazione è tale da non farmi nessun problema sui 10 round. Sto tranquillo, sono pronto e farò il peso domani. Ok, perfetto. E per quanto riguarda invece proprio questo tema del cambio di categorie, perché in passato hai combattuto anche per i supermedi e i medi massimi, quindi ballano una decina di chili, no? A livello fisico, come è arrivata questa trasformazione, questo cambiamento, questa decisione anche con OPI? Guarda, semplicemente ho iniziato, diciamo, a fare le cose come si deve. Adesso mi segue un nutrizionista e in maniera naturale sono arrivato a questo peso. Questo vuol dire che magari prima sbagliavo qualcosa. Adesso le cose le sto facendo un po' più seriamente e i risultati si vedono, quindi non sono mai stato così bene. Quindi sei convinto sia la strada giusta questa per il tuo tipo di... Assolutamente, non ho fatto alcun sacrificio. Ok, a Tony chiediamo l'ultima domanda: quali sono le sue aspettative per questo incontro, visto che appunto non sale sul ring da un paio d'anni? So what are your expectations after a couple of years that you are not fighting? Nothing really, you know. I just come here, do my job. I just fight, and that's me. I enjoy it. That's what I do. You know what I mean? So,
I'm ready. Ok, dice di essere pronto per il combattimento, quello che ovviamente fa lo ama a tal punto da potersi godere proprio la sfida di venerdì e quindi è pronto per tornare sul ring. Allora a questo punto non mi resta che ringraziare i nostri due primi pugili e vi preparate ovviamente per il face to face. Quindi chiamo Alessandro Cherchi di Oppi, così facciamo anche il face to face. Potete lasciare i microfoni sulla sedia? Ok, you can leave it on the chair. Ok. Face to face. E un applauso a Francesco Russo e Tony Dixon che si affronteranno. Scaldare nuovamente i motori per questa Roma Boxing Night, che sarà sicuramente una serata davvero calda con il pubblico a riempire il palazzo dello sport di Roma, il vecchio Pala Lottomatica, per quanto riguarda finalmente l'assegnazione dei titoli. Ce ne sono in ballo due per la serata di venerdì e partiamo immediatamente dal titolo dell'Unione Europea dei pesi piuma, che vede anche un derby italiano che si svolgerà sui 12 round tra Francesco Grandelli e Mauro Forte. Un applauso a loro. Allora, cominciamo dal detentore del titolo, Mauro Forte The Strong, primo imbattuto campione dei pesi piuma da quest'anno in Oppi, e sei alla prima difesa del titolo da dicembre 2019. Che due anni sono stati per te? Beh, sono stati due anni con il Covid, purtroppo non si è potuto disputare questo match, ma sono contento di ritornare a una grande serata come questa per disputare il mio titolo con un ottimo avversario che stimo e rispetto. E sono contento di combattere al Pala Lottomatica e davanti al pubblico romano. Ovviamente, e oltre. Da romano ti avrei chiesto questo in una prossima battuta. Da romano, cosa significa combattere al Pala Lottomatica per te? Beh, una grande emozione, soprattutto per il palazzetto ha tantissimo valore e soprattutto anche davanti alle persone a cui tengo, che sono tutte le persone romane. Ok, grazie mille. A Francesco Grandelli, hai detto nelle ultime interviste di voler dare vita a uno spettacolo, quindi giocartela a viso aperto contro Forte. Che cosa ti aspetti dall'incontro di venerdì? Ma io penso che sarà un match spettacolare vedendo il livello di tutti e due gli avversari. Io reputo Mauro un ottimo pugile, io mi reputo altrettanto e sicuramente uscirà un match spettacolare.
Ecco, forse uno di dei messaggi che ci piace sempre veicolare attraverso il pugilato è proprio il rispetto di fondo, no? Il pugilato come arte nobile che conosciamo è di fatto questo, cioè il rispetto dell'uomo prima che dell'atleta. Allora, torno da Francesco. Per quanto riguarda la tua vita, no? Tu lavori, quindi devi coniugare da guardia giurata il lavoro con gli allenamenti. Come fai a gestirti? Sì, io oltre che fare la guardia giurata gestisco anche una palestra che in questo periodo è stata chiusa per il Covid, essendo una palestra comunale c'è stati un po' di problemi, però il tempo si trova, la mattina presto prima di andare a lavorare e la sera uscito dal lavoro. Quindi sacrifici si fanno anche con piacere, immagino, no? Sì, sicuramente con piacere, sennò non si farebbero. Assolutamente. A Mauro, per quanto riguarda la tua gestione invece dal punto di vista fisico e mentale, in che cosa sei migliorato secondo te in questi anni? Beh, abbiamo lavorato tantissimo con il mio allenatore, quindi penso che più il tempo va avanti, prendendo sicurezza con i match, sia di testa che come tecnica, preparazione, ci siamo abituati anche a fare delle preparazioni sui 12-10 round, quindi sono pronto per fare questo match. Quindi anche la crescita dal punto di vista di tenuta proprio fisica. Dicevi del pubblico, c'è qualcuno in particolare che ti dà una spinta maggiore? Beh, soprattutto la mia famiglia, mia moglie, il mio allenatore, tutto lo staff che mi gira intorno, e sono contento e ringrazio per avermi portato fin qui. Li senti quando sei sul ring? Beh, è difficile da sentirli, però dentro di me so che ci sono e è come sentirli. È difficile perché quando sono sul ring cerco di sentire soprattutto il mio allenatore, ma so che ci sono e che ci tengo, insomma, che mi fanno tanto per me. E invece Francesco, so che hai avuto esperienze anche a Los Angeles e Las Vegas. Raccontaci un pochino di questo tuo percorso e che cosa ti ha lasciato. No, dopo aver vinto il titolo nazionale ho deciso di partire per un mese e mezzo da solo per andare a fare un'esperienza fuori Europa, per vedere un po' il livello del pugilato fuori, confrontarmi con avversari di livello, con sparring di livello. Sicuramente è stata una bellissima esperienza che mi ha portato della crescita sia a livello pugilistico che a livello mentale. E c'è qualcosa in particolare che ti sei portato indietro da questa tua esperienza? Sicuramente una frattura alla mascella in uno sparring, quello sicuramente. quello me lo ricorderò. Quello me lo ricordo. Però a parte quello è stata una bellissima esperienza. D'accordo, grazie mille ragazzi, io vi ringrazio ovviamente, in bocca al lupo per il match che darà ovviamente vita a questa sfida per il titolo dell'Unione Europea detenuto da Mauro Forte. Diamo lo spazio allora al Face to Face, che come di consueto ci accompagna per chiudere la nostra intervista. Un applauso ai nostri due ragazzi, Mauro. Thank you.
previsione di quello che sarà il match clou della DAZN Boxing Night in programma per venerdì 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. In mia compagnia ci sono adesso Ruben Diaz, il Destructor, e Matteo Signani, il Jaguaro. Un applauso a loro intanto. Si affronteranno per, dicevamo, il titolo europeo dei pesi medi sulle 12 riprese. Partiamo subito da Matteo. In questa sfida ci sono davvero tanti anni di esperienza pugilistica, perché in due avete combattuto 68 match, sono davvero tanti. Tu personalmente come ci arrivi? Io ci arrivo bene, in una forma migliore di sempre. Sto bene, mi sento bene e sarà una bella serata. La stessa domanda faccio anche a Rubén Díaz. Stava comentando con Matteo, llegan a este encuentro, son 68 los match entre los dos que han participado con muchísima experiencia, ¿no? Los dos tienen 42 años. ¿Qué podemos esperarnos de esta competición? Bueno, pues esperar un buen combate, lo primero, y bueno, que sea emocionante y que hagan el mejor. ¿Y de la experiencia que tienen entre los dos? Bueno, la experiencia dicen que es un grado, ¿no? Que es la base del conocimiento. A ver, no sé, al final tenemos la misma edad, parejos en combates, sí, va a ser un combate entretenido. Sì, si aspetta anche lui una sfida davvero interessante, perché appunto l'esperienza che è alla base di ogni insegnamento è quello che condividono questi due atleti, dei quali appunto condividono anche la stessa età anagrafica, quindi sicuramente ci sarà davvero un ottimo livello sul ring, anche per le loro conoscenze. Matteo, tu hai costruito, oltre alla tua carriera da pugile, anche la carriera militare in Guardia Costiera. Che cosa ti sei portato di quello che hai appreso dal pugilato nella tua professione? Diciamo che i valori sono abbastanza simili, le regole, il rispetto delle regole, l'educazione, la determinazione, la voglia di fare, la volontà, e ogni giorno ti devi mettere in gioco se vuoi fare sempre meglio. Quindi sia nell'uno che nell'altro io ogni giorno metto sempre qualcosina in più per arrivare dove voglio e migliorare sempre. Quindi posso dire che ci siamo, sto bene e va bene così. E visto che ti giochi appunto il titolo europeo, ci saranno dei tuoi colleghi della Guardia Costiera a farti il tifo? Cosa ti aspetti dal pubblico di Roma? Spero che vengano in tanti a sostenere il Jaguaro, a sostenere la box, che è lo sport più bello del mondo. Grazie mille. E chiediamo a Ruben anche della sua precedente esperienza in Italia, che lo ha visto combattere anche nel kickboxing. No es la primera vez que veniste en Italia, también hiciste kickboxing, ¿no? Acá en Italia, ¿tenés recuerdos de esta experiencia? ¿Cuándo pasó? Sí, vine en diciembre del 2003, hace ya mucho tiempo, a Milán, sí, a disputar un título de esos de kickboxing, un título mundial, con Angelo Valente, creo que sí, con ese hombre o ese chico, pero hace ya mucho tiempo, ya ni me acuerdo. Se lo ricorda, nel 2003 è venuto in Italia, a Milano, per appunto una sfida di kickboxing. ¿Tenés algún recuerdo en particular de Italia de aquel entonces? Bueno, el único recuerdo es que vine, hice el título, gané y me fui muy contento por la victoria. Veni, vidi, vici, come si sa. Sì. Si ricorda appunto di essere venuto qui in Italia per combattere il titolo, l'ha vinto e se n'è tornato a casa. Quindi esta vez sabemos que declaraste que va a ser tu última competición. Esta decisión no va a cambiar a pesar de cual sea el resultado. Ha dichiarato, insomma, negli scorsi giorni che questa sarà la sua ultima sfida per chiudere la carriera. La domanda che gli facciamo: sarà comunque questa la sua decisione al di là di come andrà il match? Bueno, es la decisión que tengo, no sé, todo puede cambiar, ¿no? Pero en principio ahora mismo solo pienso en el combate del día 5, intentar ganar, ir a ganar y después pues ya se verá, pero bueno, después ya será otra cosa. Adesso, in questo momento, lui è solo concentrato sul match del 5 di novembre, quindi la sua decisione al momento è appunto di chiudere la carriera con il match che evidentemente vuole che vada nel miglior modo possibile, e poi ci penserà, perché comunque tutto può essere cambiato, può rimanere aperto. E a Matteo, l'ultima domanda: tu difendi il titolo per la seconda volta, qual è il segreto anche mentale di mantenere alta l'asticella e la concentrazione per un lungo periodo di tempo? Pensare sempre che c'è sempre qualcosa da imparare, non mollare mai,
essere sempre determinati, umili e avere fame di imparare e avere voglia di diventare sempre meglio, perché si può sempre migliorare e si deve sempre migliorare. E anche questo uno dei bellissimi messaggi che ci insegna la boxe, che vorremmo davvero che anche i più giovani, no, potessero prendere. Tu hai un'età dove puoi comunque sentirti di dare qualche consiglio ai ragazzi che iniziano adesso nel mondo del pugilato? Io, guarda, lo consiglio a tutti il pugilato, perché comunque vada ti insegnerà sempre qualcosa di buono. Fatelo. Bello, lo chiediamo anche al suo collega. La ultima pregunta che le hicimos a Mateo es, la experiencia, si le puede dar algún consejo a los jóvenes que empiezan este deporte o por qué practicar este deporte. Él dice que es el más lindo del mundo. A ver, si, ¿qué opinas? Bueno, yo opino similar a él. A mí me gusta mucho, es un bonito deporte. Y bueno, animarles que se apunten y sobre todo que es sacrificado, que hay que ser disciplinado ante todo. Ci vuole sempre disciplina, sacrificio, ma è uno sport che anche Ruben si sente di consigliare ai più giovani, perché è davvero uno sport che appassiona. E allora, con queste battute finali, vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Chiedo se ci sono delle domande ai giornalisti in sala, altrimenti un applauso per i nostri due sfidanti e ovviamente face to face anche per loro. Grazie mille, in bocca al lupo a Matteo Signani e a Ruben Diaz, il Giaguaro contro il Destructor, in bocca al lupo. Grazie mille, ovviamente ci vediamo venerdì al Palazzo dello Sport.